Servo di Dio, Igino Giordani, 1894-1980. Ci sono santi ai quali Dio concede di personificare un'epoca e di incarnare una missione decisiva o di rispondere a un dramma ecclesiale particolarmente grave. Ma ce ne sono alcuni a cui Dio chiede di percorrere un cammino che tocchi molti punti nodali della storia umana e cristiana del tempo in cui vivono. Sono degli educatori e dei maestri, nel senso più nobile e quotidiano di questo termine. Tale fu la vicenda di Igino Giordani, che nacque a Tivoli nel 1894 da una famiglia di condizioni umili, papà muratore e mamma analfabeta, ma capace di tanta preghiera, e visse 86 anni, una lunga vita, segnata da una duplice conversione, nel senso di decisione consapevole per l'esistenza cristiana. La prima a 22 anni, quando una ferita di guerra lo immobilizzò per molti mesi in un letto di ospedale. La seconda a 54 anni, quando l'incontro con Chiara Lubich, fondatrice del Movimento dei Focolari, gli aprì nuovi e più decisivi orizzonti di fede, di amore e di missione. La prima conversione accadde quindi durante la Prima Guerra Mondiale, quando, giovane sottotenente sul fronte dell'Isonzo, si rifiutò di usare le armi contro altri esseri umani per timore di uccidere un figlio di Dio, disse, preferendo partecipare eroicamente a operazioni militari in cui rischiava soltanto la propria vita. Ne uscì con una gravissima ferita alla gamba che gli lasciò una disabilità permanente e una decorazione al valore militare. Dovette subire 12 interventi chirurgici e trascorrere 3 anni in ospedale. Più tardi, nel suo diario racconterà: quando ho visto un ungherese o un austriaco ferito in un crepaccio di roccia o rannicchiato in una fossa di granata, io non l'ho saputo odiare. Reo di lesa patria, pazienza, non ho saputo spremere dal mio tessuto spirituale nemmeno una stilla di odio. E anche di fronte a quella faccia smorta e atterrita, mi sono ricordato dell'odio di Gesù: vedesti tuo fratello, vedesti il Signore. E definirà la guerra antiragionamento, fratricidio, insistendo sull'urgenza di sapere allargare l'amore patrio all'amore dell'umanità. Lo aveva scosso anche l'umile e instancabile dedizione di una suorina ospedaliera che gli mise tra le mani gli scritti religiosi di Contardo Ferrini, facendogli scoprire per la prima volta che era davvero possibile la santità in mezzo al mondo. Approfittò di quella lunga e forzata immobilità per completare gli studi e laurearsi in lettere e filosofia, vivendo poveramente per poter mandare quasi tutta la pensione militare ai familiari che vivevano in ristrettezze. L'unico sollievo che si concedeva era suonare il violino. Si sposò a 26 anni con Mia Salvati, da cui avrà 4 figli. Si guadagnava da vivere come giovane professore, supplente, e coltivava 1000 passioni, nel senso più nobile del termine. Lo appassionava lo studio delle lingue, che considerava la maniera più concreta di esprimere amore e interesse per altri uomini e altre culture, giungendo a padroneggiare il francese, il tedesco, lo spagnolo, l'inglese, il portoghese e il rumeno. Si interessava di arte, di archeologia, di musica, studiava l'apologetica dei primi padri della Chiesa e la letteratura cristiana antica. Traduceva in italiano opere straniere che più lo stimolavano e scrisse perfino dei romanzi. Approfondì in particolare la dottrina sociale cristiana,
con tale vigore che i suoi 4 volumi sul messaggio sociale di Gesù, considerati una miniera inesauribile, furono adottati come libri di testo in alcune università americane. Pubblicò numerose biografie sui santi che maggiormente amava ed era particolarmente devoto e studioso di Santa Caterina da Siena, che chiamava Madre Mia e definiva colei che per prima mi incendiò all'amore di Dio, e divenne esperto anche di ecumenismo. Aveva uno stile brillante, incisivo, capace di ironia e di umorismo, ed era tra gli scrittori italiani più tradotti all'estero, pubblicato e conosciuto perfino in Giappone, in Cina e in India. Così, i primi 50 anni di vita di Gino Giordani furono una continua escursione su molteplici campi del sapere umano. Si calcola che a metà Novecento avesse già pubblicato una 50 di volumi e alcune migliaia di articoli e di saggi. A tutto questo si aggiungeva l'impegno politico, cominciato nel 1920 in seguito all'incontro con Don Luigi Sturzo. Giordani era divenuto subito un suo fedele collaboratore e già nel 1923, a 27 anni, gli era stata affidata la direzione del Popolo, organo del Partito Popolare Italiano appena fondato. Erano gli anni in cui si affermava il potere fascista e incombeva la minaccia della dittatura, che Giordani visse, dice, come un'agonia. Combatté l'ideologia fascista dalle pagine del giornale con una opposizione sistematica che divenne insopportabile al regime. Dalla violenza fisica dei fascisti lo protesse il fatto di essere invalido di guerra e decorato con medaglia d'argento al valore militare, ma fu comunque radiato dall'albo dei giornalisti, continuò a scrivere sotto pseudonimo, gli fu tolta anche la cattedra dove insegnava e trovò impiego in Vaticano come bibliotecario e fu subito inviato negli Stati Uniti per studiare nuove forme di catalogazione di tecnica bibliotecaria. La permanenza negli Stati Uniti lo sensibilizzò molto al problema ecumenico, che divenne una delle sue passioni. Quando dopo 10 mesi, tornò a Roma, lo nominarono direttore della Biblioteca Vaticana, dove fece assumere anche l'amico De Gasperi appena uscito da prigione. Divenne così, secondo una bella testimonianza di Federico Alessandrini, che condivideva la stessa esperienza, uno scrittore della Vaticana, uno di quegli uomini, non italiani soltanto, ma tutti cattolici, che in quel periodo, per la larghezza di idee di Pio X, fecero della Biblioteca Apostolica un centro unico di cultura e di nobiltà morale. La nuova catalogazione generale dei libri impostata da Giordani si impose a livello internazionale, al punto che molte biblioteche straniere si abbonarono alla Vaticana per ricevere le schede di catalogazione da lui redatte. E il reparto dei catalogatori radunò assieme personalità di grande prestigio. Quell'ambiente sereno, di studio, di pensiero, rimase sotto il fascismo una rocca di resistenza e un fermento di libertà. Pareva allora, diceva Giordani, già un minuscolo Parlamento. Gli interventi di Gino su varie riviste cattoliche e sullo stesso Osservatore Romano erano particolarmente attesi e apprezzati, soprattutto dai giovani, perché non davano segno di cedimento. Nelle sue parole si percepiva l'appello a un cristianesimo autentico che non accettava nessun compromesso. La sua era una vera rivolta della coscienza cristiana contro tutte le forme di ingiustizia sociale e individuale, con l'intento non solo di opporsi agli avversari, ma di risvegliare anche i credenti infiacchiti e succubi delle idee dominanti. A tutti Giordani ricordava che l'eroismo è la condizione essenziale del cristianesimo. E se si intestativa a studiare e tradurre i padri della Chiesa, greci e latini, e gli antichi polemisti cristiani, il suo scopo era quello di radicare la sua polemica nelle sorgenti stesse della fede. Una volta lo stesso Pio XII, che gli aveva affidato la direzione del Quotidiano, il primo giornale cattolico del dopoguerra, lo convocò in udienza privata per dirgli con qualche preoccupazione: lei è un rivoluzionario? È accusato come tale da lettori autorevoli. E gli aveva citato alcune espressioni sulla ricchezza
da lui usate in un articolo. Gigino gli rispose, sorridendo, che le frasi incriminate erano di San Giovanni Crisostomo, e aggiunse: un cristiano vuole modificare il mondo, cioè fare una rivoluzione, solo che la fa con l'amore, non con l'odio, costruendo, non distruggendo. E il Papa lo benedisse. Ed è impressionante osservare che Giordani usava già allora delle espressioni che oggi riascoltiamo ammirandoli sulle labbra di Papa Francesco. Espressioni come questa: la fede non si circoscrive nelle pareti del cuore, non finisce nelle chiese, dove anzi comincia, da dove esce nelle vie, a ricercare in ogni angolo ogni creatura. E lui cercava infatti ogni creatura con questo sguardo. Se ti viene incontro un uomo dal volto solcato dalla fame, dai piedi sfatti di cammino, con le vesti impolverate e gli occhi fradici di umiliazione, tu vedi di colpo il tuo più illustre consanguineo, il primogenito della tua genealogia, Cristo. Lui stesso, il dolce, il mite, la vittima, che è sceso dal trono di insondabile gloria, e tutta la tua carne geme, perché è carne tua, anche quella che pena sotto quei cenci. L'interesse di Gino spaziava comunque sull'intero panorama mondiale. Nei suoi scritti sapeva parlare sia delle persecuzioni anticristiane che insanguinavano la Russia, il Messico, la Spagna, sia di quelle orchestrate dal nazismo hitleriano, sia dell'anticlericalismo sordo e cieco che minacciava la Chiesa anche in Italia e nei paesi apparentemente liberi. Ma non trascurava questo la famiglia e l'educazione dei figli che lo adoravano. Per loro e per raccontare la sua esperienza familiare scrisse perfino un romanzo, La Repubblica dei Marmocchi. Dopo la liberazione partecipò all'Assemblea Costituente, venne eletto parlamentare nella prima legislatura e uno dei suoi primi discorsi in Parlamento, unanimemente applaudito, riguardò il dovere della pace e del disarmo, convinto che ogni guerra è un fallimento dei cristiani. Amava definirsi deputato di pace e fu sua la prima proposta di legge su un'obiezione di coscienza. Nel suo diario intanto si poneva questa domanda: può un uomo politico essere santo? Può un santo essere un uomo politico? Prova in te stesso la soluzione di questo, ora che diventi un uomo politico. Ma la domanda che lo inquietava già da tempo, anche a riguardo di tutta la sua poliedrica attività di scrittore, era: se tu scrivi e parli di Dio, e se non sei un impostore, non hai altra risorsa che farti santo. Ma aveva già compreso l'essenziale, che occorreva cioè prolungare l'incarnazione di Cristo. Io offro l'involucro, il tempo, ma quello che vive in esso è Cristo come sull'altare. Io offro la mia volontà, ma faccio della mia personalità la materia prima per edificare in me Cristo. È tremendo, abissale. Io sono Cristo, magari un povero Cristo, ma tale che per me, per i miei atti, le mie parole, quasi incarnandosi ancora, il Verbo in me si esprime al mondo il Cristo medesimo. Così prosegue l'incarnazione. Quel che ancora gli mancava era un'appartenenza ecclesiale più stretta, un'esperienza più immediata della maternità della Chiesa. E la risposta decisiva gli venne data il 17 settembre 1948, quando a Montecitorio gli chiesero udienza tre religiosi francescani che accompagnavano una signorina di Trento che aveva bisogno di trovare a Roma una sede per il movimento che aveva appena fondato. Ma parlarono piuttosto degli ideali cristiani che quella giovane donna di 28 anni portava in cuore. Si chiamava Chiara Rubi. Sentendola parlare della necessità di ricondurre l'umanità a Dio, realizzando nel mondo il miracolo dell'unità, Giordani restò sconvolto. Era come scoprire l'approdo unico a tutte le infinite strade che aveva fino allora percorso, e la ragazza gli sembrò ispirata dallo Spirito Santo. A sera scrisse sul diario: stamane a Montecitorio sono stato chiamato da angeli.
Nelle sue memorie di un cristiano ingenuo pubblicate postume spiegherà così molto umilmente lo shock provato davanti a quell'incontro inatteso. Io possedevo, in qualche modo, tutti i settori della cultura religiosa, l'apologetica, la scetica, la mistica, la dogmatica, la morale, ma li possedevo culturalmente, non li vivevo interiormente. Con più brio, durante una conversazione tenuta alla Mariapoli nel 1953, si presenterà così con qualche ironia agli ascoltatori. Codesto signore, parla di sé, era uno scrivano, se non uno scrittore, il quale aveva afflitto l'umanità con parecchi volumi e con migliaia di articoli. Povero lui, se dovrà rendere conto delle parole inutili. Continuò raccontando che aveva imparato dai grandi apologeti e padri della Chiesa, ma concluse confessando che nell'incontro con il movimento dei focolari gli era accaduta una seconda conversione. E allora disse, ho dovuto cambiare tutto, la mia apologetica. Ho visto che non si trattava tanto di mostrare l'esistenza di Dio a chi lo nega, quanto di dimostrare in noi la vita di Dio. Se io vivo di Dio, chi mi vede riconosce che Dio c'è. Capì quell'antico motto che si attribuisce a Gesù, vedi il fratello, vedi il Signore. Si cambiava tutta la realtà. Una nuova vita sociale ne veniva fuori. Se in ogni fratello io vedo il Signore, ecco che lo devo amare. Se lo devo amare, lo devo servire. Se lo devo servire, devo curare il suo interesse come curerei il mio. Io curo i miei interessi curando gli interessi del mio fratello. Allora cominciai a cambiare nell'apologetica anche lo stile. Sintetizzando, riconosceva semplicemente. Ero uno che ormai aveva le sue idee. E un bel giorno, entrando in un focolare, scopersi che queste idee potevano diventare fatti. E non c'è modo più bello di spiegare che cosa sia nella Chiesa un movimento, un luogo dove le più affascinanti idee cristiane che ognuno ha incontrato e ereditato secondo la sua storia possono diventare fatti. Il grande dono ricevuto poteva essere raccontato così. Era penetrato l'amore che aveva investito le idee. L'idea di Dio aveva ceduto il posto all'amore di Dio, ancora di più. Gino sentiva che in lui tutti i suoi pezzi di cultura esigevano di diventare materia viva, sangue del mio sangue. Ma non si trattò solo di questo. Certo, il movimento dei focolari gli aveva offerto anche possibilità di realizzare la divina avventura che aveva sempre sognato, raccontata anche in un volume che porta questo titolo. Gli era stata messa in cuore una carità più viva e gli aveva mostrato esperienzialmente luoghi e persone dove la stessa carità mostrava di sapersi fare storia, luoghi dove il Vangelo era davvero l'unica fonte di luce, sono espressioni sue, dove Gesù era percepito in mezzo ai suoi e dove era onorato come re di ogni cuore e di ogni piccolo gruppo, luoghi dove ci si amava per amare e dove ci si educava a pensare ogni cosa come Gesù l'avrebbe pensata. E in questo progetto Igino avrebbe versato l'immensa ricchezza della sua cultura e del suo fuoco interiore, offrendo collaborazione dovunque gliel'avrebbero chiesta. Ma c'era anche un apporto specifico, un di più di ricchezza carismatica che egli era in grado di dare a quel movimento che muoveva i primi passi. Chiara Lubich lo riconoscerà con gioia, al punto che lo considererà poi come cofondatore della sua opera. Possiamo dire che Giordani intuì presto il dono personalissimo che riceveva dal movimento e che avrebbe poi dovuto far fruttare, ma intuì anche subito qualcosa di nuovo che lo riguardava in quanto laico coniugato, sposo e padre. Prima di allora aveva certo amato la Chiesa, ma in quanto laico e coniugato si era sempre sentito un po' come un proletario del cristianesimo, uno messo fuori, cioè tenuto ai margini. Certo, alcuni padri della Chiesa avevano descritto il sogno di una vita cristiana in cui ci fosse unità di esperienza tra monaci e laici, anche coniugati, ma aveva l'impressione che quegli antichi ideali fossero rimasti ai suoi tempi solo, fossero rimaste solo le briciole di
cui i laici e anche i più coniugati dovevano accontentarsi. Ed ecco che quel nuovo movimento ecclesiale, allora composto soltanto da persone vergini, gli fece intravedere nuove immense possibilità. Pensò che anche i laici sposati potessero e dovessero associarsi a persone vergini e consacrate, così i loro tesori, la loro contemplazione, le loro virtù diventavano beni miei e io partecipavo loro nei miei beni, diventava tutta una vita e la vita diventava bella. Così mi si insegnava ad essere nel mondo senza essere del mondo, mi si insegnava a essere nella vita attiva avendo un'anima contemplativa e fu con Giordani, primo focolarino sposato, che la presenza di persone coniugate cominciò a essere considerata essenziale per l'integrità del focolare inteso come monastero dei tempi nuovi. Fu ammesso a vivere, secondo la stessa regola di tutti gli altri focolarini, pur nel totale rispetto della sua condizione di coniugato e di padre e dei relativi doveri. Qui non dobbiamo dimenticare che il Concilio Vaticano II sarebbe stato celebrato solo dopo una decina d'anni, e che l'idea della vocazione universale alla santità faceva ancora fatica a farsi strada e ancor più faticava ad affermarsi l'idea che anche la vocazione laicale familiare godesse di una sua caratteristica consacrazione e che i laici avessero il compito specifico di consacrare il mondo. Ma l'esperimento iniziato da Giordani, che si definiva con santo orgoglio primo papà di famiglia popolarino, da lui stesso ripetutamente approfondito e spiegato anche teologicamente, avrà alla fine il pieno riconoscimento ecclesiale nel 1964 con l'approvazione di un'apposita regola di vita che abbraccia anche gli sposati. Verrà poi lanciato nel mondo anche il movimento Famiglie Nuove. Ma torniamo ai quei primi anni dopo la seconda conversione. Nella chiesa carmelitana delle Lastre a Trento, 2 settembre 1949, Giordani si condonò completamente al Signore, con una formula personalissima che Chiara Lubichi gli aveva suggerito. Gesù, voglio essere tuo, tuo come intendi tu, fa di me quello che vuoi. Come si vede, una formula splendida, che oltrepassava di schianto tutte le differenze vocazionali tra vergini, coniugati, consacrati e laici, e le avvolgeva in un'unica impetuosa offerta di sé. Nel 1949 Giordani fondò il settimanale La Via, in cui trattava temi sociali e politici, ma impregnati di quella particolare carità che aveva scoperto, la quale esigeva da lui una rinnovata concretezza. Casa, pane, disoccupazione, ricostruzione erano i temi che più gli urgevano il cuore. Insisteva sul fatto che la politica è arte moralmente, anzi religiosamente altissima, e che bisognava impostare la lotta partitica cristianamente, sfidando così gli oppositori. Non vi temo perché vi amo. Ecco che cosa bisognerebbe arrivare a dire ai fratelli in veste di avversari. Dopo 5 anni la rivista fu costretta a cessare le pubblicazioni e Giordani non venne rieletto in Parlamento perché accusato di condurre una politica troppo ingenua. Gli rimproveravano di sostenere troppo il dialogo tra le parti, di proporre intese interpartitiche, soprattutto a favore della pace, e di propugnare la necessità di amare anche l'avversario politico. Ma il motivo ultimo della sua mancata rielezione stava comunque nel fatto che Gino non aveva né protettori, né quattrini, né clientela. E il suo stesso partito, pur dicendosi cristiano, non sapeva sperare abbastanza nella forza dell'intelligenza e degli ideali. Lesse in quella bocciatura, umiliante per chi gliela inflisse, dato che Giordani era una delle più alte personalità del suo tempo, un invito di Dio a dedicarsi interamente alla sua nuova avventura di movimento. Aveva fatto suo questo proposito, vivere in un mondo frenetico come un contemplativo, come in clausura, non chiuso tra quattro mura, ma chiuso nel cuore di Gesù. Nel 1959 diede comunque il via al Centro Santa Caterina per offrire un punto di incontro e di riflessione di lavoro ai politici decisi a orientare cristianamente il proprio impegno. Adesso si aggiungeranno poi vari altri centri per i diversi settori sociali e tutto confluirà in quel movimento Umanità Nuova oggi diffuso in tutto il mondo. Contemporaneamente Giordani
assunse anche la decisione, la direzione della rivista Città Nuova, che terrà fino alla morte per 24 anni, avendo come ideale il motto concretissimo: il padre nel cielo e il pane sulla terra. Scriveva: come ci si può annoiare nella vita se c'è da fare la città di Dio. Nel 1961 gli venne affidato il centro 1 per i rapporti con le altre chiese cristiane e poi con le altre religioni, in cui Giordani poté sfogare con intelligenza la sua antica e intensa passione ecumenica. Insomma, non c'era attività o impegno del movimento dei popolari, chiamato anche Opera di Maria, che non lo vedesse umile ma efficace protagonista. Si gettava in ogni impresa, con tutto l'ardore della sua anima, al punto che lo chiamavano fuoco. Le sosteneva, le faceva crescere tutte, e intanto diceva con umile entusiasmo alla fondatrice: vedrai, Chiara, quante nuove realtà fioriranno dal tuo carisma. E lei riconosceva: Giordani è stato uno dei più grandi doni che il cielo abbia fatto al movimento dei popolari. Intanto la sua produzione letteraria e magisteriale era pressoché ininterrotta. Numerose biografie di santi, riflessioni sulla politica e sulla carità, saggi sul messaggio sociale del cristianesimo e sul laicato e sacerdozio, su famiglia, comunità d'amore, su Maria, modello perfetto, sulla rivoluzione cristiana, eccetera. E anche in questa seconda fase della sua vita i volumi da lui pubblicati sono una quarantina e gli articoli quasi migliaia. E in molti di essi sviluppava temi che nel Concilio Vaticano II, che peraltro aveva spesso anticipato. E tuttavia l'impegno di Gino Giordani nel movimento dei popolari non fu un idillio. Non era facile, non è facile penetrare nel segreto dove Dio lavora i cuori che a lui si affidano. Ma ci sono almeno tre sofferenze che traspaiono chiaramente dal diario che lui ci ha lasciato. Non è facile comprenderle se prima non ci si sofferma a riflettere su quante resistenze abbia dovuto patire e superare per innestarsi da sposato in quel nuovo movimento, spezzando convinzioni e rigidità teologiche solidificate da secoli. La prima resistenza gli venne da parte della famiglia, che non comprendeva appieno quella sua passione di accostarsi e di inserirsi nel mondo dei consacrati e dei vergini. Da parte sua Gino testimonierà con forte convinzione che l'unità con la moglie rimase sempre viva e intatta, malgrado i dissapori e i contrasti di questi 54 anni di coniugio. E anche nei momenti più duri insisteva: mai come ora sono stato unito a mia moglie, immagine come mai per me della Chiesa, unito a lei con un rapporto diventato sacro. Negli ultimi anni di vita la moglie gli riconoscerà di essere sempre stata amata da lui con amore unico e lo ringrazierà di questo appassionatamente. Le ultime parole che il marito coglierà dalle labbra della sua sposa morente saranno sorprendentemente queste: Spirito Santo. E nel diario egli annoterà: ho pianto con un dolore senza fine, ho sentito il due in uno, cioè la vivisezione della vita umana che insieme è apparsa a me un'operazione d'amore. E tuttavia, a causa di una diversa maturazione interiore, non era stato facile per la moglie e i figli apprezzare tutte le scelte di amicizia, di lavoro, di impegno cristiano di quel marito e padre così unico e così diverso. Insomma, a Giordani accadde quello che accadrebbe a tutti i cristiani se vivessero fino in fondo il sacramento del matrimonio: si ritroverebbero ricondotti a una profonda verginalità, percepirebbero cioè ambedue la divina richiesta di consegnare l'altro all'unico sposo, senza paura di sperimentare quell'ultima solitudine che può essere appagata soltanto da Dio, ciò che dovrà comunque accadere al momento dell'ultimo addio. E poiché sussiste la diversità anche in due persone che si amano totalmente, in molti casi sarebbe loro chiesto di accettare con umiltà la sofferenza di non sapere arrivare contemporaneamente nelle braccia di Gesù. Così Giordani dovette soffrire molto vocazionalmente, come dovettero soffrire i familiari, pur sapendo e sentendo che quella sofferenza non intaccava la sostanza del loro amore. Ma anche dall'altro versante, da quello della nuova compagnia con le persone consacrate,
Le sofferenze non gli potevano mancare. L'accostamento tra vocazioni diverse deve accettare anche la faticosa diversità di sensibilità, di modalità, di progetti. Così accadde a Giordani di dare tutto impetuosamente, di essere totalmente bene accolto in quel movimento che amava, pur sentendosi a volte anche un po' di incongruo, messo da parte, rigettato indietro, come se quel legame a volte si spezzasse. Ed egli era abbastanza umile per sospettare in sé il possibile gioco di qualche vanità ferita, di qualche protagonismo eccessivo, e si proponeva di amare più di prima ma senza interferire, di farsi più servo, scomparendo. D'altra parte capiva anche che era Dio stesso a lavorare, a fargli sperimentare quella notte oscura di cui parlano i mistici e che è necessaria per purificare l'amore da ogni autocompiacimento e da ogni attaccamento a se stessi e alle creature. A tutto ciò si aggiungeva poi un'esigenza particolare della spiritualità focolarina che trova la sorgente dell'unità e dell'amore in Gesù abbandonato sotto la croce. E sappiamo che Chiara, la fondatrice, molto presto, già nel 1957, aveva avvertito Giordani che avrebbe allentato il rapporto di unità con lui per fargli ritrovare in Gesù abbandonato. Igino sentì acutamente lo strappo che lo attendeva, tanto che nel suo diario annotava: chi mi dirige mi respinge sempre più decisamente verso il crocifisso, mi spinge verso la croce e mi respinge dal mondo. Non era una questione tra due psicologie a confronto, ma tra due santi che volevano essere totalmente seri verso la reciproca santificazione. Giordani non era triste, perché aveva capito l'intenzione di Chiara su di lui. Il tracciato che vi indica è Maria, la via Crucis è la via Marie, e Maria divenne l'unica creatura da lui totalmente amata. Il santo diceva: non è altro che un innamorato della divinità riflessa in Maria. Non gli sarà risparmiata nemmeno, come a molti altri santi, la prova della fede, quella che a volte si lega anche all'indebolimento psicofisico, una fede che si oscura terribilmente, però senza mai intaccare la carità. Dal 1974, dopo la morte della moglie, Giordani chiese di poter vivere nel centro Mariapoli di Rocca di Papa, dove passò gli ultimi 6 anni di vita pacificato, ancora lavorando instancabilmente. Pubblicò l'ultimo libro a 82 anni e dedicandosi a testimoniare a gruppi e visitatori la gioia che continuamente lo ringiovaniva. Dopo la morte di Gino, Chiara Lupi subito testimonierà: per quanto noi possiamo giudicare, egli è stato perfetto nell'amore e lo è stato in maniera così squisita da far pensare a coloro che lo avvicinavano d'averne un dono particolare. E un vescovo amico, Klaus Hemmerle, gli ha dedicato questa splendida e affettuosa testimonianza. Se qualcuno mi chiedesse cos'è la virginità, credo che dovrei parlare di Giordani, uno sposato, di come egli comprese e venerò la virginità, la donazione a Dio solo, la vita in Dio solo. E se uno mi chiedesse di mostrarmi il paradiso, credo che dovrei dirvi: io l'ho visto negli occhi e nel cuore di Giordani. Sì, negli occhi e nel cuore di un politico. Viveva in cielo e così aveva le mani libere per la terra. Non dimenticherò mai l'ultimo incontro con lui un paio di settimane prima della morte, in cui gli portai la comunione degli infermi e mi disse: qua è già cielo. Alla sua morte, Chiara Lupi disse che Igino aveva vissuto davvero tutte le beatitudini evangeliche ed è giusto lasciare a lei la testimonianza più delicata su come Igino abbia saputo vivere contemporaneamente nel movimento dei focolari la propria vocazione coniugale e la propria consacrazione virginale. Era puro di cuore, in maniera eccezionale, dice Chiara. Per questo ha aperto a persone coniugate di ambo i sessi di varie parti del mondo la possibilità di una originale consacrazione a Dio pur nello stato matrimoniale, mediante una virginità spirituale, effetto della più ardente carità. Questa purezza di cuore gli affinò i sentimenti più sacri e li potenziò, ascoltandolo, vedendolo agire,
Io comprendevo quanto diceva Santa Teresa di Lisie: quando si dona a Dio, il cuore non perde la sua tenerezza naturale, anzi, questa cresce diventando più pura e più divina. Lui aveva un tenerissimo amore per la sua Signora e dalla fine della vita commuoveva e impressionava l'intensità dell'affetto verso i quattro figli. Era un padre perfetto, un nonno perfetto, un uomo tutto.